Siamo on stage, siamo sul palco del 31esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia con un gruppo che io adoro, amo tantissimo, Gente De Ma. Chi sono i Gente De Ma? Ce lo spiega Roberto Frazzetto. Beh, è un gruppo locale di musicisti professionisti, musica della nostra terra, quindi i cantautori liguri, ma anche musica internazionale, quindi come del resto qui si necessita, perché il raduno è internazionale, quindi speriamo di accontentare tutti. Arrivano da tutte le parti del mondo, pensa anche dall'Australia. Sentite, ma voi avete una 500? Qualcuno di voi ha una 500? Quando è nata nel 1957 ne ho vista qualcuna, mio papà aveva una 600, comunque siamo lì. Siamo lì, invece voi avete una 500? Io l'ho avuta per 2 anni, però si parla di 20 anni fa. E altri che hanno avuto 500? Mio nonno sempre. Vabbè, mio nonno, mio zio. Io sono troppo giovane, mi dispiace, non l'ho avuta. Quindi. Vabbè, a parte questo, presentiamo il gruppo di stasera che abbiamo qua. Allora, il nostro mitico... Maestro Pino Caratozzolo, pianoforte e voce. Poi andiamo avanti con... Davide Manitto, chitarra e voce. Proseguiamo. Poi abbiamo Fabio Tessiore, sax, fisarmonica e tastiere. E Luca Giuffrida alla batteria, on drums. E poi Roberto Frazzetto, chitarra, voce, mandolino, violino, insomma. Ci divertiamo. Via. La canzone che dedicherete a tutti i cinquecentisti questa sera. Un grande Eugenio Finardi, 500 sogni, quelli che speriamo di realizzare questa sera. Sono preparatissimi, guardiamoci questo meraviglioso concerto dei Gente De Ma. 500 sogni, devi attraversare. Come ogni anno al Meet Internazionale FIA 500 Club Italia abbiamo il nostro grande mercato dei ricambi con tante novità e tante curiosità. A voi il servizio. Cari amici, un'esclusiva assoluta qui al 31esimo Meet Internazionale FIA 500 Club Italia, perché la presenza della Formula Monza 875. 875, sì, il perché è semplice dirlo, la Formula 875 ha il motore della 500 giardiniera bicilindrica, ecco lì. Tutto così semplice. Tutto semplice. Quindi oltre è stato motore, un piacere. Oltre al motore anche le sospensioni e altri particolari che comunque dovevano essere assolutamente della 500 giardiniera. E quindi visibilità a questa formula, il club è vicino. Assolutamente, assolutamente. Hanno anche girato stamattina, le hanno sentite in moto, hanno sentito i motori rombare, insomma è stato entusiasmante. Quindi in bocca al lupo a questa formula. E qui con noi Aldo Grassano del Grassano Racing di Alessandria, che ha portato qui al meeting questa Formula 875 Monza. Ci vuoi parlare di queste macchine? Beh, questa macchina è una macchina per il mio molto interessante,
anche perché è una macchina che ha scoperto i veri talenti della Formula 1, i piloti di una volta, Michele Alboreto, Patrese, tutta quella gente che è partita da un Formula Monza 875 bicilindrico con meccanica 500 giardiniera e sono arrivati in Formula 1, quindi più storia di così di un bicilindrico penso che non possa esistere al mondo. Allora vorrei fare un appello, ripeti a tutti quanti, alla televisione, a tutti quelli che ci ascoltano. Il mio appello è questo, io mi sto dando da fare notevolmente per ricercare vetture, piloti, costruttori, gente che ha corso, che ha costruito con queste macchine e chi ha di queste macchine in garage, in soffitta, attaccate al muro, mi interessa recuperare più notizie possibile, sia per me, perché ci tengo parecchio a questa cosa, ma anche per documentare tutto quello che è stato, che è stata la vita di questa vettura, dagli anni 60 a oggi, perché io l'ho riportata in vita questa macchina e voglio portarla di nuovo agli albori di una volta. È un patrimonio, diciamo così, un patrimonio di tutti, quindi rivolgetevi al club Fiat 500 Club Italia oppure a Grassano direttamente Racing, sì, dove? Indirizzo, Alessandria? Alessandria, sì, il mio indirizzo di posta elettronica info@grassanoracing.com oppure il mio sito www.grassanoracing.com. Tutto quello che riuscite a recuperare di storia, notizie, documentazione, ben venga e tutti sono accessi. Contattateci, grazie, grazie, ciao. Grazie. Un'altra azienda presente al 31esimo Meet Internazionale Fiat 500 Club Italia è la Meguiar, un'azienda americana che diciamo principalmente tratta prodotti per la cura dell'auto. Sì, è un'azienda stata fondata in America nel 1901, attualmente è leader di mercato in America per quanto riguarda i prodotti della cura dell'auto, che sono stati sviluppati poi nel corso degli anni proprio per soddisfare le esigenze degli appassionati di auto sia moderne che auto d'epoca come le 500. Ecco, mi raccontavi che voi viaggiate, insomma, siete presenti in tantissimi raduni, ma siete rimasti veramente soddisfatti in questo raduno per le 500 perché i 500 hanno una passione per l'auto incredibile e quindi fanno utilizzare i prodotti tranquillamente. Sì, diciamo che l'obiettivo era proprio di far conoscere i nostri prodotti agli appassionati della 500 e vedo che ci stanno dando molta soddisfazione perché si prestano volentieri a testare i nostri prodotti sulle loro auto e quindi questo ci dà il modo di poter far vedere la bontà dei nostri prodotti. Quante 500 avete trattato in questo meeting per adesso? Fino adesso consideriamo mezza giornata 7-8. Insomma un buon risultato, ma proseguiremo. Meguiar's, oltre alla presenza di Meguiar's, altri stand protagonisti qui al meeting, andiamo a conoscerli, seguitemi. Ecco, qui siamo all'info point del Fiat 500 Club Italia, del meeting, cosa fate qua? E diamo ragguagli e tutte le informazioni necessarie richieste in tutte le lingue possibili e immaginabili. E siamo col circolo filatelico numismatico albenganese, perché cosa fate qua? Noi facciamo le cartoline per la manifestazione in collaborazione col Club delle 500 e con le Poste Italiane vendiamo le cartoline con l'annullo di oggi in quattro formati diversi, in quattro disegni diversi. Bravi, complimenti. Qual è la cartolina che va di più? La cartolina è quella del lingotto, che pensavo che era quella che andava meno, invece quella è la più venduta. Eccola qua. Quella del lingotto. E qui siamo nello stand di uno dei main sponsor di questo meeting già da parecchi anni, Allianz Assicurazioni. Ho saputo che avete stipulato circa 2000 contratti, non oggi ma nel tempo della nostra collaborazione, però qualsiasi persona può venire qui a assicurare la propria auto, soprattutto la 500. Certamente, ognuno di voi può venire qua e faremo nuovi contratti, saremo lieti di accettarvi tra di noi. Quindi assicuratevi Allianz Assicurazioni, agenzia di Albenga naturalmente, qui a Garletta. E siamo con le Poste Italiane perché naturalmente come ogni meeting che si rispetta ha l'annullo filatelico. Quanti annulli avete fatto fino adesso? Stamattina tantissimi, parecchi. Siete contenti? Contentissime. Naturalmente francobolli alle 500. Sì, e altri francobolli perché... Però bisogna usare quella della 500. Bisogna usare quella della 500. Grazie alle Poste Italiane, ciao. Grazie, ciao. E non poteva mancare un punto per i nostri amici a quattro zampe. Vabbè, questo è un peluche, Mario, però i cani vengono qua e cosa fanno? Li accogliamo? Li accogliamo, ma soprattutto spieghiamo che Lions Club sta aiutando l'Imbiate, c'è una scuola per cani guida, quindi dare una mano ai non vedenti.
È vero, questo lo sapevo. Quindi qualsiasi cane comunque vuole venire qua, trova acqua, trova acqua, un conforto, e anche se qualcuno ce le vuole lasciare per fare qualcosa d'altro durante la giornata, noi le teniamo anche. Ah, fate, diciamo, come si dice? Assistenza. Dog sitter. Ok, aiutiamo i Lions a raggiungere questo scopo. Grazie mille, grazie. Grazie a voi. Grazie. E capita anche questo, ogni meeting ha un libro da presentare e un socio di Asti, Fulvio Barolo, presenta questo libro, Una di noi. È la storia praticamente della famiglia Barolo su una 500 per 25 anni. Sì, praticamente l'anno scorso mi sono reso conto che era 25 anni che possedevamo questa macchina e mi sono detto, ne abbiamo fatte però di cose in questi anni, episodi più buffi, episodi più seri, cose tristi, e quindi ho pensato, perché non scrivere un libro magari mettendo assieme le cose più divertenti e rendendolo un po' come una favola, perché anche la 500 vuol dire la sua in questo libro e racconta le cose dal suo punto di vista. Ecco, proprio come una favola, infatti la famiglia, Fulvio ha presentato il libro, ma suo figlio ha fatto da assistente girando queste diapositive cartacee, chiamiamolo così, con la storia del libro. Sì, perché praticamente il libro è stato anche illustrato da mia moglie, che è una disegnatrice professionista, che ha voluto dare con delle immagini e rendere le varie situazioni del libro, quindi abbiamo potuto così presentarlo non solo a parole ma facendo vedere alcune cose che sono avvenute in questi 25 anni. Praticamente, amici, una famiglia in 500 accolta dalla grande famiglia del Club 500 Fiat Italia per questo libro, Una di noi, acquistatelo. E col mio amico Claudio Bertolusso davanti a un bel bicchiere di birra che beviamo, lui è un fiduciario delle 500 di Alba, Club di Alba, lanciamo questo servizio di 500 strane. Tu lo sai che ci sono tante 500 strane? Tantissime. Ma tu ne hai una strana? Diciamo che un buon 50% di 500 sono personalizzate. Molto personalizzate, vediamoci questo servizio. Trentunesimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia, partiamo per il Grand Tour, ciao! Tutti, è stato la prima parte del giro è terminata, adesso andiamo a mangiare, un giro molto bello. Il giro è fantastico, festival delle grattate come deve essere. No, bello, bello davvero. Non vedevo l'ora di essere a questo raduno e ha rispettato le aspettative, sono molto felice, bello. Un bellissimo giro è stato.